Buon pomeriggio a tutti. Questo è l'Open Day virtuale, un po' strano quest'anno, del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena. Siamo una bella squadra, molto presente in queste, sempre presente in queste occasioni di colleghi, tecnici, studenti, docenti, e siamo qui per presentare l'offerta didattica del nostro dipartimento, ma non solo, insomma, un po' di cose di cui ci occupiamo nella vita di tutti i giorni, dal punto di vista non solo della didattica, ma anche della ricerca, della divulgazione. E una componente fondamentale della vita del nostro dipartimento, ovviamente, sono gli studenti, e questo incontro è essenzialmente per loro. Speriamo che ci raggiungano tantissime persone interessate ad avere informazioni sui nostri corsi di laurea, fermo restando che questa trasmissione, questo incontro viene registrato, quindi può essere rivisto sui canali, che l'università mette a disposizione, e noi continuiamo ad essere a disposizione sempre per qualsiasi, curiosità o informazione anche alla fine, di questo incontro nei giorni futuri. E prego, già se c'è qualcuno che, si è collegato con noi, di approfittare di questa condizione che noi mettiamo molto volentieri a disposizione. Questo incontro durerà 1 ora e mezza e sarà articolato in un po' di sezioni durante le quali cercheremo di descrivere un po', ovviamente con piccoli spot, quello che facciamo nella nostra attività tutti i giorni, quello che facciamo anche per gli studenti, essenzialmente dal punto di vista della didattica. Io sono Federico Pulselli, non vi presento tutti, ma sappiate che ci sono i responsabili dell'orientamento delle 3 sezioni che caratterizzano il nostro dipartimento, che sono la sezione di fisica, la sezione delle scienze ambientali e la sezione delle scienze geologiche. Poi ci sono i presidenti dei comitati per la didattica, cioè coloro che decidono come deve essere fatto un corso di laurea, quali esami ci sono e che cosa si deve studiare. E poi, con nostro grande piacere, ci sono anche gli studenti tutor, che sono degli studenti che offrono una parte del loro tempo per dare una mano ai nuovi arrivati o a chiunque con un po' meno esperienza di loro ha bisogno di informazioni. Io comincerei subito, senza altri indugi, perché abbiamo un ospite che molto generosamente ci è venuto a trovare, un ospite molto gradito. Luca Terini è il direttore di Green Report. Ora ci racconterà anche che cos'è Green Report. Quindi, a questo punto, siccome lui, come dice, insomma, come può far pensare la parola, il giornale che dirige, che tra l'altro è molto noto a livello nazionale, si occupa di questioni fisiche, ambientali, geologiche, energetiche, e quindi ci interessa molto, molto da vicino, ci aiuta a capire l'importanza di studiare le discipline che vi stiamo per proporre. Quindi adesso lascerei la parola ai nostri studenti, iniziano proprio loro, per cercare di interagire con Luca e scoprire qualcosa di più del suo lavoro e che cosa pensa della cultura e della conoscenza scientifica. Ciao Luca, benvenuto. Lascio la parola ai ragazzi. Buonasera a tutti ragazzi e grazie Luca di essere qua. Allora, come prima domanda pensavamo proprio di chiederti che cosa è Green Report e che cosa fa nello specifico. Grazie. Devi attivare il microfono, Luca, il microfono per favore. Ora dovrebbe Perfetto, andare meglio? vai benissimo. Ottimo, grazie a voi per avermi chiamato e mi fa molto piacere essere qui per l'Open Day del Dipartimento. Ma Green Report, come accennava già Federico, è un giornale online, un quotidiano, che è in rete dal 2006 con l'obiettivo di sostenere la transizione ecologica attraverso un orientamento preciso, quello dello sviluppo sostenibile, e proponendo un'informazione che prova ad essere accurata e basata sull'ambientalismo scientifico. Nell'arco di questi anni, appunto dal 2006 ad oggi, la sensibilità dei cittadini verso l'ambiente, dal nostro punto di osservazione, è cresciuta. Ma c'è ancora tanta confusione su cosa comporti uno sviluppo sostenibile, e il nostro ruolo è quello, proviamo a fare un po' di chiarezza, offrendo un punto di vista sul tema, e dando voce a chi di ambiente e scienza si occupa tutti i giorni, come non a caso l'Università di Siena, ecco.
Bene, io avrei un'altra domanda. Per lei, qual è l'importanza della comunicazione scientifica nel suo ambito? Ma più in generale, la scienza è tra le più importanti finestre che abbiamo per guardare il mondo e provare a capire come funziona. E questo è particolarmente vero se si parla di scienze naturali. E la scienza però è solo uno strumento di osservazione, significa che può essere usata bene, male o non usata affatto. E qui per me entra in gioco l'importanza di una buona comunicazione scientifica, perché condividere i risultati ma anche i dubbi della scienza significa creare un rapporto di fiducia con le persone, almeno provarci, e renderle partecipi delle opportunità e dei rischi che corriamo, in sostanza aiutarla a prendere le decisioni giuste. È uno strumento, in fin dei conti, di partecipazione democratica. Ok. Un'altra curiosità sono le vostre azioni al riguardo dell'interesse da parte di un pubblico vasto, appunto per l'informazione scientifica, soprattutto per quanto riguarda i giovani e giovanissimi. Grazie. In genere, purtroppo, l'informazione scientifica occupa una posizione di nicchia nel panorama mediatico italiano, anche se l'interesse attorno a questi temi cresce, a volte anche molto rapidamente, tanto che capita di trovarsi spiazzati. Secondo me l'esempio più eclatante arriva da questi giorni, da questi mesi e settimane di pandemia, che l'ha reso particolarmente evidente. Cioè, d'improvviso virologi, epidemiologi e altri scienziati semi sconosciuti dal grande pubblico sono diventate un po' delle rock star. Noi non ci siamo abituati e questo ha portato anche a dei problemi, cioè la difficoltà di riconoscere le notizie. La cosa che mi preoccupa di più sono gli avvocati che fanno i virologi. Sì. Anche. C'è difficoltà a riconoscere notizie autorevoli dalle bufale, però è ancora più difficile districarsi tra vari esperti che si esperti di serie che si contraddicono tra di loro, e questo ha portato un maggiore interesse verso la scienza, però anche tanta confusione. Questa è una lezione, secondo me, anche per noi giornalisti, che dobbiamo riuscire a spiegare meglio come la scienza funziona, ma non è sempre facile trovare la chiave giusta. Per i giovani, anche qui l'esempio è facile, l'esempio è quello di Greta Thunberg, una ragazza che la chiave è stata lei, una ragazza che ancora deve finire la scuola, ma chiede di ascoltare la scienza per lottare contro i cambiamenti climatici, è riuscita a mobilitare milioni di persone. Io invece vorrei sapere se ci aiuta a trasmettere l'importanza scientifica nella società e nel mondo del lavoro. Beh, oggi in generale l'economia trainante nel mondo è quella definita della conoscenza, cioè le merci che hanno il maggior valore sono quelle che incorporano un alto livello di conoscenza scientifica, ma non solo. Ad esempio il PC da cui sto parlando, a cui stiamo parlando, costerebbe molto poco se il valore fosse dato solo dalle materie prime che contiene. Invece queste materie prime hanno dovuto essere estratte, trasformate, lavorate per dare vita a un apparecchio che ci permette di parlare in diretta a chilometri di distanza. Questo è un esempio del valore aggiunto dato dalla conoscenza a un prodotto. E questo, secondo me, è anche il perché l'Italia come paese non cresce da 20 anni, che abbiamo una struttura produttiva con tante eccellenze, però in larga parte a basso tasso di conoscenza aggiunto. In ricerca e sviluppo investiamo l'1,3% del PIL, la metà dell'Europa e un terzo di paesi come la Corea del Sud, e sarebbe importantissimo invertire rotta anche per le occasioni di lavoro che questo comporta. Già oggi, se non sbaglio, i posti di lavoro nella green economy crescono 7 volte più velocemente degli altri. Benissimo, Luca, ti ringrazio per questo spot, per questo, queste pillole che ci hai dato, che dovrebbero servire anche per... da spunto, insomma, per chi ci ascolta, per ragazzi giovani che devono compiere una scelta su quello che può essere il loro futuro, considerando questo approccio, l'approccio scientifico che noi adottiamo, che noi proponiamo come per la loro preparazione, le scienze della terra, la fisica, le scienze ambientali, non come scelte di ripiego, come scelte di nicchia, ma come cose delle quali la nostra società ha estremamente bisogno, quantomeno per cercare di commettere in futuro meno errori o di non commettere quelli che sono stati commessi nel passato. E anche in questo caso mi sento di ribadire e di darti estremamente ragione sul fatto che la conoscenza è una ricetta
buona per tutte le stagioni e ci permette di individuare i problemi prima e di risolverli poi. Poi ci aiuta a non farci fregare qualche volta, no? Quindi questo. Parentesi, sì. Sì, senti, io ti ringrazio, ti lasciamo libero e grazie per questa visita, ci ha fatto molto piacere e speriamo di risentirci presto e ti leggeremo con attenzione, te e i tuoi coautori su Green Report. Grazie di tutto. È stato mio, grazie a voi e buon proseguimento. Buon pomeriggio. Allora, ritorniamo a noi, al nostro Dipartimento Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Vi ricordiamo che stiamo per presentare la nostra offerta didattica, sarà una cosa che speriamo essere abbastanza rapida. Prima di tutto, però, io vorrei chiamare in causa la parte amministrativa, che non vuole essere una cosa di poco conto, è una cosa importantissima perché probabilmente sono le prime cose che uno studente deve fare quando deve iscriversi fattivamente all'università. E è con noi Monica Lenzi, che è la nostra collega responsabile dell'ufficio studenti e didattica del nostro dipartimento e che si occupa, l'ufficio studenti e didattica, che si occupa dei corsi di studio, dell'organizzazione dei corsi di studio, ma anche e soprattutto degli studenti. E quindi è estremamente interessante sentire cosa ci può dire. Prego. Sì, dunque, buonasera a tutti. Intanto l'ufficio servizi agli studenti si occupa principalmente delle carriere dello studente, da quando lo studente si immatricola a quando finisce appunto il suo percorso di studi con la laurea. Tutte quelle procedure necessarie, il pagamento delle tasse, gli esami, la verbalizzazione degli esami, è tutto gestito dal nostro ufficio appunto. Quindi tutti gli studenti possono rivolgersi a noi per queste tipologie di informazioni o di problematiche che incontrano durante tutto il percorso universitario. Vi ricordo che non solo perché c'è l'emergenza Covid, ma sia le preimmatricolazioni che le immatricolazioni ai corsi di studio sono attive interamente online e partono da oggi con le preimmatricolazioni e quindi chi è interessato può intanto iscriversi, ripeto, direttamente dal nostro portale di Ateneo. E niente, tutto qua, ecco, se avete necessità, ora noi siamo purtroppo in lavoro agile, come saprete, perché gli uffici sono chiusi, noi rispondiamo in maniera continuativa alle mail su studenti.mattioli@unisi.it, quindi se avete necessità di qualsiasi informazione appunto dal punto di vista amministrativo noi ve la possiamo dare. Dopodiché siamo anche disponibili a fare degli incontri su Meet se qualche studente ha necessità di parlare, perché a volte magari la mail non è semplice da scrivere e quindi è meglio parlare a voce, ecco, tutto qua. Senti Monica, possono ovviamente rivolgersi a voi anche studenti che non sono ancora iscritti all'università? Certo, infatti. Per quello funziona, ok? Certo, a maggior ragione, appunto, come dicevo, gli studenti che intendono iscriversi possono anche farlo preimmatricolandosi. E prima di iscriversi possono chiedere informazioni a noi tranquillamente, certo, anche coloro che non sono ancora iscritti, sì sì. Benissimo, quindi ai presenti ribadisco di fare presente, di approfittare anche di questo senza remore. L'informazione, certo, è un bene molto prezioso, anche in questo caso uno che deve prendere una decisione, più informazioni ha e meglio è. Ripeterei, se sei d'accordo Monica, la mail che hai dato, sì, così eventualmente qualcuno se la segna. Certo, allora studenti.mattioli@unisi.it. Perfetto, accanto, insieme alla mail, mi è venuto in mente che è probabilmente necessario ripetere il nome difficilissimo del nostro dipartimento, che è Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, ed ha un acronimo impronunciabile che è DSFTA. Quindi però il vantaggio è che se voi digitate su Google queste lettere DSFTA,
ci siamo solo noi e quindi vi appare subito in cima alla pagina di Google il sito del nostro dipartimento. Nel sito, nelle pagine web del nostro dipartimento trovate tutte le informazioni necessarie a compiere la vostra scelta, dall'ufficio studenti e didattica, tutti i corsi di laurea, da che cosa sono composte, tutte le altre informazioni e anche le attività che come dipartimento facciamo. Benissimo, Monica, grazie, se non hai altro da aggiungere ti ringrazio e ti saluto, poi se vuoi rimanere chiaramente sei la... Grazie mille, sì, rimango per un po' se qualcuno vuol chiedere qualcosa. Va bene, perfetto. Allora, veniamo alla parte centrale del nostro incontro, che è dedicato alla presentazione dei corsi di laurea. Quindi da adesso in poi ci alterneremo a raccontarvi un po' quella che è l'offerta didattica del nostro dipartimento, che come vi ho detto, vi posso anticipare, si occupa di fisica, di geologia e di scienze ambientali. I nomi dei corsi di laurea sono un po' più complicati, però ci arriviamo piano piano. Quindi da adesso per i prossimi minuti avremo un po' un'articolata presentazione dei corsi di laurea. Prima però di passare alla presentazione specifica dei corsi di laurea è necessario capire che cos'è un corso di laurea, perché così uno capisce per esempio se passando dal liceo all'università cambia qualcosa. E ci aiuta il professor Luca Foresi, che con noi si occupa di orientamento da tanti anni e abbiamo raccontato tante volte che cosa significa studiare all'università. Certo, buonasera a tutti. No, non è proprio la stessa cosa l'università dalle scuole superiori, senz'altro. Sarete molto più liberi, molto più liberi di fare le vostre scelte, naturalmente, in qualsiasi modo. E i corsi di laurea, perlomeno quelli offerti dal nostro dipartimento, sono di due tipi, ci sono sia le lauree triennali, che sono le lauree di base, che durano per 3 anni, e poi ci sono naturalmente le lauree, chiamiamole magistrali, di specializzazione, insomma, con le quali si raggiunge un livello più dedicato magari al mondo del lavoro, e sono invece di 2 anni, e il nostro dipartimento ne offre 2, una nella linea delle scienze ambientali e l'altra nella linea delle scienze geologiche, mentre di lauree triennali di base ne abbiamo 3. Alle 2 linee che vi ho accennato prima si aggiunge anche quella della fisica, naturalmente. Quindi nel complesso il dipartimento ne offre 5. E non ci sono preclusioni assolutamente per le iscrizioni alle nostre lauree di base. Quindi il livello di studio della scuola dalla quale si proviene non dà nessun problema assolutamente per le iscrizioni. Nessuno si deve sentire in qualche modo in difetto, assolutamente. Le discipline che servono per svolgere il corso di laurea vengono anche ripetute, si fa la matematica, si fa la chimica, si fa la fisica, per portarsi naturalmente a un livello di discipline di base che sia adeguato a un percorso universitario. Quindi non ci sono preclusioni assolutamente. 3 anni di scienze, di un corso di scienze come i nostri, significa fare 60 crediti all'anno per un totale di 180 crediti. Quindi sappiate che cosa significa un credito, sostanzialmente un credito corrisponde a circa un giorno di lavoro complessivo, distribuito naturalmente, sul quale ci sono sia ore di lezione, frontali o esercitazioni di laboratorio, e una parte naturalmente dedicata allo studio individuale. E 60 crediti naturalmente sono un carico didattico che si può svolgere in un anno di lavoro, compresi gli esami, compresa tutta la preparazione, eccetera. E vi dicevo, non ci sono assolutamente preclusioni. L'unica cosa che vi trovate a dover svolgere naturalmente prima di intraprendere il corso, o anche durante, ci sono diverse sessioni, e lo svolgimento di queste attività lo potete senz'altro leggere sul sito del Dipartimento, sono i test iniziali, i test di accesso, che non hanno naturalmente un
un fine selettivo, assolutamente. Il test d'accesso è obbligatorio per tutti e deve essere svolto con le modalità che ogni corso di laurea naturalmente pubblicizza sui propri canali, e serve sostanzialmente per conoscere in generale un po' la preparazione e magari poter colmare qualche lacuna se si dovesse presentare. Quindi non è il test selettivo sul quale viene stabilito se un ragazzo si può iscrivere o no. Assolutamente. Per noi non abbiamo numero chiuso nei nostri corsi di laurea, e ci si può iscrivere serenamente nei tempi indicati dall'ufficio studenti e didattica. Oltretutto, l'ultima cosa che vi dico, poi le cose più specialistiche le presenteranno i singoli presidenti dei corsi di laurea, è che questo modo di suddividere il corso di studio in crediti, 60 crediti per ogni anno, eccetera, è un modo di allinearsi assolutamente ai corsi di laurea a livello europeo. E questa cosa facilita molto anche nell'intraprendere i percorsi Erasmus. Quindi in questo modo potete avere senz'altro frequentazioni con altri atenei, ci sono tante possibilità, e in particolare i numeri non molto elevati di studenti del nostro dipartimento permette spesso di soddisfare molte delle richieste dei ragazzi che vogliono andare a fare un'esperienza all'estero, assolutamente. E quindi non vi dovete assolutamente preoccupare di queste cose, sappiate che anche i nostri corsi di laurea, pur con questo gravissimo problema che ha avuto tutto il paese, hanno gestito bene la situazione generale tutto l'Ateneo di Siena. Non è stato facile per nessuno, potete capirlo, però anche in questa condizione di emergenza i corsi di laurea, i nostri 5 corsi di laurea sono stati portati a termine con un po' di fatica in più, ma con molta abnegazione sia da parte dei docenti ma anche dei ragazzi che hanno seguito le lezioni. Quindi io spero in qualsiasi modo di vedervi numerosi ai nostri corsi per il prossimo anno, e qui chiudo. Se poi avrete domande, naturalmente siamo disposti a rispondere. Ah, ok, due cose importantissime. Luca mi ha fatto pensare proprio a questo. Qualora qualcuno di voi abbia delle domande in corso d'opera, vedo che siete abbastanza, non abbiate timore, siamo qui per voi, quindi attivate il vostro microfono oppure tramite la chat che trovate in alto a destra, potete rivolgere una domanda, c'è Ilaria Ciciarini che farà un po' da tramite con noi, ma ci sono anch'io, insomma, possiamo cercare di rispondere a tutte le vostre domande. La seconda cosa importante, abbiamo recuperato, abbiamo guadagnato, siamo 3 minuti in anticipo, quindi vorrei parlarne con Ilaria Corsi, che è la responsabile del tutorato, cioè dell'assistenza è brutto, insomma, dell'accompagnare in itinere gli studenti mentre studiano. Supporto. Una cosa importante, Ilaria, di cui parliamo spesso, è il rapporto che si instaura tra gli studenti dei nostri corsi e i docenti, che è una cosa alla quale tu tieni in particolare, insomma, giusto? Sì, assolutamente. Intanto la partecipazione dei nostri tutorologi lo conferma, c'è un rapporto, insomma, non solo di stima reciproca con i ragazzi che ci danno una mano nel sostenere tutte le fasi di inizio di una carriera accademica, ma soprattutto che i numeri che Siena ha e ha sempre avuto garantiscono un rapporto molto diretto con i nostri studenti. Generalmente nelle nostre aule il numero è non superiore ai 50-60 frequentanti per quanto riguarda le triennali, ma anche più basso per quanto riguarda le magistrali. Quindi si instaura un rapporto diretto, per cui conosciamo i ragazzi per nome e creiamo un feedback con loro costante. E ci tengo anche a dire che anche per quanto riguarda le disabilità Siena è un fiore all'occhiello, siamo riusciti a guidare con mano casi anche abbastanza critici, quindi ci teniamo ad avere un rapporto aperto, diretto, di sostegno e di supporto ai ragazzi che entrano nell'Ateneo di Siena. Io stessa non sono toscana, vengo da un'altra regione, ma come vedete, ho scelto Siena e
ci ho lasciato, insomma, una, diciamo così, la mia esperienza personale. Quindi accogliamo, abbiamo un'accoglienza a 360 gradi che fa di Siena sicuramente un ateneo unico nel suo genere. Sì, perfetto. Spero che ci saranno un paio di minuti alla fine anche per parlare di Siena, perché effettivamente, oltre ad essere seconda a livello nazionale come atenei generalisti nelle classifiche del Censis, e questa è una cosa particolarmente importante, è anche un posto particolarmente adatto per studiare. Quindi va bene, grazie Ilaria. Quello che ha detto Ilaria non significa che l'università è facile, l'università non deve essere facile, l'università deve essere difficile, in modo tale che quando uno finisce se la può giocare quando esce. Però se si va d'accordo si lavora molto meglio, e quindi l'idea che abbiamo è quella di veramente instaurare un rapporto cordiale con, tra docenti e studenti, proprio per facilitare le cose, che altrimenti sarebbero ancora più complicate. Bene, siamo arrivati al punto, e adesso veniamo alle parti un pochino più tecniche. Adesso vi elencherò i 5 corsi di laurea per nome, e poi ognuno di essi verrà presentato uno alla volta. Allora, i corsi di laurea triennale, come ha ricordato prima il professor Luca Foresi, sono 3. Il corso di laurea triennale è quello a cui si accede direttamente dalle scuole superiori, e sono fisica e tecnologie avanzate, scienze geologiche, scienze ambientali e naturali. Adesso proporrei di lasciare la parola ai presidenti dei comitati per la didattica affinché presentino i contenuti culturali, l'offerta didattica di questi 3 corsi, e successivamente vi elencherò i 2 corsi di laurea magistrale e proveremo a presentarvi anche quelli. Perché magari è una cosa che se fate le superiori non vi interessa, però è un progetto continuativo che dura 5 anni, non si limita alla triennale, quindi potrebbe essere di interesse anche per voi sapere a che cosa portano le materie che magari studiate sin dalla laurea triennale. Ok, se siete tutti d'accordo io lascerei la parola a Pasquale De Logu, a Vera Montalbano e a Lorenzo Bellizzi affinché presentino per qualche minuto la laurea triennale in fisica e tecnologie avanzate. Buonasera, io sono Pasquale De Logu. C'è una domanda proprio. Ah, proviamo, Pasquale, scusa, proviamo a rispondere a una domanda. Non so se c'è sempre Monica Lenzi, perché mi pare aver visto. Per eventuali preimmatricolazione, troviamo elenco documentazione da produrre sul sito? Servono certificazioni particolari? No, non serve niente. Allora, il primo passo è quello di iscriversi al portale proprio di Ateneo, prendere le credenziali e fare il login da segreteria online e iniziare il percorso di preimmatricolazione. È molto semplice, non deve essere allegato niente se non un documento di identità, solo questo, non c'è da pagare niente. Ovviamente questa preimmatricolazione poi dovrà essere formalizzata al momento dell'inizio delle immatricolazioni, che sarà a fine luglio. Per le date di scadenza, tutte queste che vi dico, uscirà a breve il manifesto degli studi. Benissimo, grazie per la domanda, grazie per la risposta anche. Pasquale, ti ridò la parola, scusa l'interruzione. Ok, grazie. Quindi io sono Pasquale De Logu, il presidente del Comitato per la Didattica di Fisica e Tecnologie Avanzate, e intendo darvi alcune informazioni, e per questo ho preparato una piccolissima presentazione che ora cerco di condividere con voi. Allora, vediamo un po' una finestra. Benissimo. Ok. Si vede? Sì, stiamo vedendo regolarmente. Allora, qui trovate anche alcuni link. Si tratta del link della pagina web relativa al nostro corso di laurea, e poi ci sono anche gli indirizzi email mio, della dottoressa Montalbano e del dottor Bellizzi. Ci potete scrivere naturalmente se avete bisogno di chiarimenti sul corso oppure su quello che diremo in questa sede.
Allora, la nostra sede è la Palazzina di Fisica, nel complesso San Nicolo in via Roma a Siena, e la maggior parte delle aule dove viene svolta la didattica si trova in questo luogo. Alcuni ambienti sono adibiti ad aule studio e anche tutti i laboratori didattici e parte di quelli di ricerca hanno sede nella nostra palazzina. Il corso è un corso triennale, diciamo, quindi dura 3 anni minimo. Alla fine di questi 3 anni si consegue il titolo di dottore in fisica e tecnologie avanzate. E i nostri insegnamenti sono organizzati in modo che alla fine di questo corso lo studente abbia acquisito solide basi che gli permetteranno lo svolgimento degli studi più specialistici tipici delle lauree magistrali in fisica. Allora, cos'è che si impara? Quello che vedete è a grandi linee diciamo l'elenco degli argomenti trattati nel nostro corso. Naturalmente gli studenti delle superiori hanno già visto elenchi di questo tipo, hanno già affrontato lo studio di questi argomenti. Nel nostro corso si ricomincia da capo, si ricomincia da zero, naturalmente con diciamo, tutta la parte del formalismo che serve per trattare opportunamente questi argomenti a livello universitario. E quindi utilizzando tutti gli strumenti matematici necessari. Ecco, per fare questo il nostro corso prevede degli insegnamenti di matematica, quindi per esempio qui è scritto analisi matematica, algebra, che danno le basi per il calcolo differenziale, integrale e vettoriale necessari per lo studio degli argomenti di fisica. Vedete che insomma una parte molto importante del nostro corso è dedicato agli insegnamenti di laboratorio che stanno alla base della formazione del fisico. Durante le attività di laboratorio viene infatti appreso il modo in cui si fa un esperimento, come si acquisiscono i dati, come si interpretano i dati, come si modellizzano i dati, eccetera, eccetera. Oltre a questo, negli insegnamenti di laboratorio vengono sviluppati tutta una serie di strumenti necessari all'attività sperimentale, per esempio l'elettronica, il software di analisi e via dicendo. Alcuni insegnamenti fondamentali affrontano poi gli aspetti più teorici che sono necessari allo studio di certe materie, per esempio alla comprensione della meccanica quantistica. Allora, oltre a questo che vi ho raccontato, insomma, che è il percorso comune di tutti gli studenti che fanno fisica, il singolo studente ha la possibilità di approfondire delle materie più specialistiche che lo interessano. E questo avviene tipicamente inserendo nel proprio piano di studi, quindi quello personale degli insegnamenti a scelta, quindi è previsto l'inserimento di questi insegnamenti al secondo e al terzo anno. Inoltre, lo studio di una materia più specialistica avviene anche durante il cosiddetto tirocinio formativo che è previsto al terzo anno, il quale tirocinio può avvenire all'interno dell'università ma anche all'esterno, per esempio in delle aziende oppure in dei laboratori anche internazionali. Molti nostri studenti fanno dei tirocini in laboratori internazionali, per esempio il CERN di Ginevra. E poi l'approfondimento di materie più specialistiche avviene specialmente nella preparazione della prova finale, che nel nostro caso consiste in una tesi da discutere davanti a una commissione di laurea. Durante il tirocinio e durante la tesi lo studente è tipicamente a stretto contatto con docenti e ricercatori su argomenti di ricerca attuali, quindi non sulle cose che si trovano nei libri o non solo, ma sulle cose su cui si sta sperimentando in questo momento. Alla fine di tutto questo percorso, che
complesso, diciamo, è impegnativo. Non direi difficile, nel senso che difficile diventa una cosa quando non la si vuole fare o se non si ha abbastanza interesse. Diciamo comunque che è impegnativo. Alla fine di questo percorso i nostri studenti avranno acquisito le solide basi di cui parlavamo, insomma, e quindi le conoscenze, avranno acquisito gli strumenti e soprattutto avranno acquisito un metodo di studio, ma soprattutto il metodo scientifico. Queste componenti aprono alle opportunità di cui ora vi parlerà la dottoressa Vera Montalbano. Levi per favore la presentazione, così posso mettere la mia. Allora, interrompi. Grazie. Allora, non vi spaventate se vedete comparire dei numeri, perché in realtà ho moltissime slide per eventuali risposte a domande. Allora, la cosa in cui vorrei spendere un paio di parole è il ruolo del fisico nella società. Cioè, perché uno dovrebbe studiare fisica? Cosa va a fare un fisico? Allora, un fisico può fare tante cose. Nel passato, essenzialmente, in fisico si interrogava sulla natura, sul fenomeno naturale, e cercava di descriverli quantitativamente. Nella società moderna, in realtà, la figura del fisico è diventata essenziale soprattutto grazie allo sviluppo della tecnologia. Ma in quella attuale è ancora più importante, perché la nostra società si preoccupa si muove attraverso lo sviluppo e la trasmissione di conoscenze. E in questo la formazione che viene data al nostro corso di laurea è estremamente versatile. Da questo punto di vista il fisico si potrebbe definire un artigiano del cambiamento, cioè una persona che affronta dei problemi, è esperta nel problem solving, cioè identifica un problema, cerca le informazioni per capire come questo problema può essere affrontato, seleziona delle idee che gli sembrano sensibili e importanti, costruisce un modello e poi costruisce anche delle situazioni sperimentali, cioè sperimenta un modo, trova un modo per capire se questa modellizzazione della realtà è sensata oppure no. E a quel punto, dalla valutazione dei risultati, questo si innesca questo circolo virtuoso che si può applicare in moltissimi contesti e che diventa particolarmente utile sicuramente nella ricerca. Questa è un po' una panoramica estremamente veloce di tutti i settori in cui un fisico può trovare poi una collocazione lavorativa, sicuramente la ricerca scientifica di base presso l'università e gli enti di ricerca, ma poi anche ricerca e sviluppo invece nell'ambito di enti sia pubblici che privati o anche di industrie. Anche per esempio di valutazioni del rischio finanziario, dove serve lo sviluppo, la capacità di saper sviluppare modelli fisico-matematici di sistemi estremamente complessi. Nella penultima crisi finanziaria, quella del 2008, i modelli sviluppati dai fisici che si occupano di queste tematiche sono stati estremamente utili. Un altro aspetto è quello invece delle attività di certificazione. In particolare un nostro corso di laurea è attrezzato, cioè si possono scegliere fra i corsi a scelta un corso di acustica che consente, secondo la normativa nazionale e regionale, di poi iscriversi all'albo dei tecnici specializzati in acustica, che permettono poi con la possibilità poi di fare certificazioni in questo ambito su rumori e quant'altro, sviluppando quindi una professionalità di tipo da libero professionista, e che comunque si può già fare alla fine della laurea triennale. La richiesta della norma è che ci sia una laurea triennale nella classe giusta, tra cui c'è la classe di fisica, e
alcuni specifici laboratori dedicati all'acustica che noi nel nostro corso di laurea abbiamo attivati. Altri posti, un altro grosso settore in cui i fisici si possono impiegare è in medicina, quindi presso il Servizio Sanitario Nazionale, certamente non con la laurea triennale, cioè il percorso deve proseguire con una laurea specialistica e poi con una scuola di specializzazione in fisica medica. Va bene, nell'industria ovviamente poi si possono fare un sacco di cose, lo stesso anche le tecniche della costruzione. L'ultima cosa che vorrei dire è più una cosa tecnica legata sempre all'iscrizione. Gianluca ha nominato il test d'accesso. Allora, il test d'accesso è da qualche anno obbligatorio per tutti gli studenti che si iscrivono all'università, in particolare ai corsi scientifici. Noi facciamo due sessioni a settembre e a novembre con test a risposta multipla, fatti di due, sono due moduli, matematica di base, fisica, matematica avanzata e problem solving, ognuno di 20 domande. Questo è il modo con cui vengono dati i punteggi. C'è una soglia minima, se questa soglia minima viene superata non viene dato nessun tipo di obbligo formativo aggiuntivo, cosiddetti OFA. Riconosciamo, allora, il test si può fare da noi e non si può fare in modo anticipato, si può fare solo a settembre e novembre, oppure può essere fatto possono essere fatti test analoghi, tipo per esempio i test del CISIA, che invece vengono erogati anche in modalità anticipata, cioè prima che l'autunno, prima dell'autunno, oppure anche test analoghi fatti in altre università. Se il risultato viene formalizzato e presentato al comitato della didattica, noi riconosciamo, previo controllare che i contenuti siano quelli che ci interessano, il punteggio ottenuto altrove. Se però non si riescono a superare questa soglia minima, si ottiene un obbligo formativo aggiuntivo, che però non deve in nessun modo scoraggiare gli studenti. Cioè, può succedere che uno abbia fatto una scuola superiore dove ha acquisito tantissime conoscenze e competenze, però magari qualche argomento non è stato curato con la cura che è necessaria per seguire agevolmente i nostri corsi di studio. Allora quello che noi facciamo è, con questo test segnaliamo allo strumento che ci può essere una problematica e forniamo però anche subito degli strumenti per poter ovviare al più presto a questa problematica, che sono due: un corso di sostegno di matematica di base, che quindi se uno non supera il primo modulo, oppure il cosiddetto laboratorio contestualizzato, che forniamo entrambi questi strumenti vengono forniti tramite il piano lauree scientifiche presso il Dipartimento. E comunque questi corsi forniscono degli strumenti che agevolano comunque lo studio ai nostri iscritti, e quindi tutti gli studenti sono fortemente consigliati a seguire queste attività di supporto. In queste attività ci dà ovviamente una mano il nostro studente tutor, che in questo caso è Lorenzo, e che avete sentito prima dal professor Foresi, noi non abbiamo la laurea magistrale in fisica qui a Siena, e quindi il nostro studente tutor in realtà è uno studente di dottorato, quindi fortunati i nostri iscritti che hanno lo studente anche un po' più con una base con un po' più di esperienza, via. Con un po' più di esperienza. Ecco, con un po' più di esperienza, cioè un po' più solido come... Ok, volevo forse passare la parola un attimo a Lorenzo per concludere. Sì, per... Se vuoi puoi concludere velocemente. Sì, ciao a tutti, io sono Lorenzo, lo studente tutor di fisica, e come ha detto la dottoressa Vera, io appunto ho il compito di aiutare gli studenti o nel test d'accesso, per passare poi il test d'accesso, oppure anche per colmare alcune lacune che magari si hanno gli studenti in alcuni corsi. E inoltre il mio compito è anche quello di aiutare i ragazzi del primo anno, dato che si trovano in questo ambiente nuovo che è l'università, quindi per sapersi orientare in questo ambiente universitario, e sia soprattutto quelli del terzo anno che devono scegliere gli esami dei corsi per poi indirizzarsi appunto per poi andare a fare la magistrale. E questo è il mio compito praticamente da studente tutor. Benissimo. Credo di fare veloce. Grazie, molto importante la figura degli studenti tutor. Passerei velocemente
a un altro corso di laurea triennale. I tre corsi di laurea sono diversi tra di loro, ovviamente, sono alternativi, è chiaro. Ora parliamo dell'offerta della sezione di Scienze della Terra. E il corso di laurea si chiama Scienze Geologiche e lascio la parola al presidente del Comitato per la Didattica, che è il professor Franco Tallarico. Prego. Buonasera a tutti. Sono appunto Franco Maria Tallarico, sono attualmente il presidente del Comitato Unico che governa, gestisce i due corsi di laurea. E tra questi la laurea triennale di Scienze Geologiche. Vorrei presentare, vedo che c'è... Se Vera, se puoi togliere la condivisione delle diapositive? Sì. Intanto faccio un riferimento immediato agli sbocchi occupazionali, proprio perché il nostro ospite giornalista di Green Report mi ha richiamato due punti. Uno, se ricordate, ha menzionato chiaramente come i nostri dispositivi ad alta tecnologia, smartphone, computer e tutto ciò che ci sta intorno, il nostro ambiente urbano, è fatto di trasformazione di materia e ovviamente le conoscenze di fisica, di chimica, di biologia per la gestione dell'interazione degli organismi viventi rispetto all'ambiente. Nell'ambiente ci sono le rocce e i minerali, c'è il suolo e la geologia in sostanza già con la sua laurea triennale prepara la figura professionalmente più preparata nell'affrontare la trasformazione delle materie prime. E questo è un punto molto importante ora che si riconosce che l'ambiente lo dobbiamo salvaguardare, dobbiamo fare operazioni di economia circolare, di recupero per esempio dei metalli. Questi aspetti sono veramente in primo piano anche negli sbocchi occupazionali del nostro laureato, che può anche andare a fare una libera professione iscrivendosi all'ordine dei geologi nella categoria junior. Devo dire che tipicamente il nostro laureato triennale parte e entra in un percorso più lungo, che è quello della carriera avanzata con la laurea magistrale. Vado a presentare ora, è brevissima, non vado nelle parti tecniche perché saranno sicuramente accessibili. E parto da un altro spunto, sempre del nostro ospite, perché il nostro ospite ha menzionato l'ambiente e su Green Report, il nostro ospite è un giornalista di Green Report, e mi sono ricordato che abbiamo un'attenzione di Green Report anche rispetto a una ricerca che ha coinvolto anche a quel tempo dei ragazzi che hanno fatto con noi la laurea triennale, e una ricerca che ci portò in Antartide scoprendo delle foreste. E questo è un percorso che vede per esempio Michaela qui con noi oggi, nostro tutor, a proseguire non sull'Antartide ma su una carriera di dottorato, quindi nell'ambito della ricerca. Vengo alla parte più tecnica, sposto, se è visibile, me lo auguro. La nostra sede è in Strada del Laterino, nella bellissima città di Siena, qui ne vedete la facciata. Vado alla successiva, se me lo consente.
Bene, la laurea triennale appunto ha 3 anni, il primo ve lo presento, forte e necessaria base con i contenuti efficaci di materie che sapete avete sviluppato nel vostro percorso nella scuola secondaria, quindi la matematica, la chimica e anche la fisica, con le materie di caratterizzazione geologica, quindi la geologia, la mineralogia e la paleontologia. In questo ambito, diciamo, si formano le basi, basi che portano il nostro studente a confrontarsi con esperienze terreno in campagna, prendere confidenza con la cartografia degli elementi del territorio, con i minerali, con i fossili. Procedendo al secondo anno, bene, si aumenta, diciamo, il patrimonio di conoscenza con altre materie della geologia, delle scienze geologiche, quindi la fisica terrestre, la petrografia, la geochimica, le geologie più specializzate, diciamo, agli aspetti strutturali oppure agli aspetti di stratigrafia, come sono fatte le successioni sedimentari, strato su strato, quel formidabile archivio di indicatori di vario tipo, anche fossili, ma non solo, che ci informano sugli ambienti del passato. Quindi a varie scale, sia temporali che di spazio, si esplora il pianeta e lo si fa poi anche con un primo passo nel campo delle applicazioni, con la geologia applicata. Sia per quanto riguarda la geologia applicata agli aspetti quelli caratteristici, diciamo, della ingegneria delle costruzioni o della stabilità dei versanti, che non anche alla idrogeologia, quindi alla risorsa acqua. Al terzo anno abbiamo riorientato negli ultimi anni i contenuti verso una dominante di tipo esperienziale, quindi molto molto tempo, quasi la totalità tranne due o tre materie che vengono comunque anche queste erogate in forma prevalentemente tipo esercitazione oppure escursioni. Il terzo anno appunto è dominato da esperienze pratiche di laboratorio, con una varietà di laboratori in vari campi che vanno dalla fotogeologia, che è la disciplina diciamo di interfaccia tra noi qui sul pianeta e i satelliti, con il laboratorio di geomeccanica che riguarda i test fisico-chimici e meccanici sulle rocce, e altri laboratori su rocce e minerali anche di interesse applicativo. Il secondo semestre ha dei contenuti che invece si esplicitano prettamente in campo, in campagna, e qui vediamo all'opera alcuni dei nostri studenti anche della laurea triennale. Succede, qui sono al lavoro su delle carote di sedimenti in Australia. Che c'è di più? Ci sono, come diceva il collega Luca Foresi, in complesso 180 crediti da acquisire, circa 60 crediti per ogni anno, e nel terzo anno c'è una scelta di alcuni tra questo pacchetto di esami e di materie che vedete spaziano dall'archeometria alla geologia dei sistemi geotermici, alla stratigrafia dei giacimenti preistorici, ai cicli astronomici
quindi vari contenuti, varie metodologie che possono essere spese per una, diciamo, propria personale raggiungimento dei propri obiettivi formativi. Franco, hai finito? Possiamo procedere? Io ho finito, sì. Va bene, allora ti ringrazio per questa panoramica che hai fatto delle scienze geologiche a beneficio di coloro i quali ci seguiranno o esploreranno la registrazione di questo incontro. Stiamo presentando i nostri corsi di laurea triennale, abbiamo appena presentato il corso di fisica e tecnologie avanzate, poi quello di scienze geologiche, quindi se siete interessati a uno di questi due corsi basta riavvolgere il nastro, per usare un'espressione molto moderna se volete, e ascoltare quelli, altrimenti adesso è la volta delle scienze ambientali e naturali che presenterò io con l'aiuto di Sofia Forconi e Riccardo Fedeli, che sono i nostri studenti tutor, e di Ilaria Corsi, della professoressa Ilaria Corsi, che perché ci occupiamo insomma della conoscenza ambientale per i nostri studenti. Il presidente del corso di laurea è Silvia Casini, che oggi è impegnato in altre questioni essenzialmente burocratiche, quindi non è potuta essere con noi. Non condividerò una presentazione perché non ho grosse cose da farvi vedere, salvo l'elenco degli esami che potete comunque consultare sulla web page del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Ho ripetuto il nome del Dipartimento perché è difficile, però vorrei partire con un gol a porta vuota. Da ciò che sta avvenendo in questi ultimi giorni, ma ciò che sta avvenendo nel mondo da tempo, l'importanza di studiare l'ambiente è palese, e l'importanza di avere nella nostra società persone preparate nella conoscenza della base sulla quale noi poggiamo i piedi e della vita che ci ospita è assolutamente fondamentale. Quindi è importantissimo studiare l'ambiente, non ci possiamo permettere di fare errori dovuti all'ignoranza nel prossimo futuro, quindi sono sempre più necessarie figure professionali che conoscano le dinamiche degli ecosistemi, che conoscano la vita sulla terra, che conoscano le specie animali e vegetali e un sacco di altre cose che ovviamente si imparano all'università. Purtroppo si arriva all'università con un abbrivio, con una spinta dalle scuole superiori non così accentuata nell'ambito delle conoscenze ambientali, penso per esempio all'ecologia che non viene fatta così approfonditamente, però ci sono tanti appassionati e tanti appassionati tra i ragazzi che possono soddisfare le proprie esigenze conoscitive e la loro curiosità, i ragazzi hanno molta curiosità studiando appunto questi aspetti. Vorrei partire con una questione molto attuale che riflette la necessità di occuparsi di questi temi. Ci sono alcuni esperimenti in atto sulla Terra, e ve ne posso citare tre, che hanno una particolarità. E questi tre esperimenti sono il fatto che stiamo perdendo biodiversità, cioè stiamo intaccando una delle strategie vincenti che la natura ha adottato da sempre, cioè diversificare. E questo è molto importante perché la biodiversità costituisce il puzzle su cui è costruita la vita. Poi siamo invasi da una influenzati da una pandemia, cioè c'è un virus che si sta spargendo in tutto il mondo e non fa sconti a nessuno. E poi c'è l'elemento più eclatante, più importante, che è quello dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo, malgrado ci sia qualcuno che continua a negarlo. C'è un ciclone che si sta avvicinando al Bangladesh e probabilmente sin da domani provocherà dei danni terribili a quella popolazione già martoriata per sua natura, ma anche per le sue condizioni socio-economiche, ma anche per il Covid, per il coronavirus che li sta colpendo. Questi tre esperimenti cosa hanno in comune? Sono tre esperimenti che avvengono in un laboratorio particolare, che è il globo totale. Sono tre cose che stanno avvenendo su tutta la Terra contemporaneamente. E quando uno fa un esperimento, bene o male, conosce il suo laboratorio, conosce gli strumenti, conosce le dinamiche, conosce le persone che entrano, le persone che escono.
Nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un esperimento a livello globale, il nostro laboratorio, che è la Terra, non lo conosciamo adeguatamente e quindi non sappiamo che cosa può venire fuori da quello che stiamo, a cui stiamo andando incontro. Ecco, chi si occupa di scienze ambientali ha il compito di capire meglio queste dinamiche e quindi ha anche una certa responsabilità. È un lavoro che bisogna fare con grande passione, ma comporterà nel futuro grandi vantaggi per la nostra specie, soprattutto in termini di sopravvivenza. Le caratteristiche e gli obiettivi generali del corso di laurea in scienze ambientali naturali, corso di laurea triennale alla quale si accede finita la scuola superiore, è il consolidamento del background scientifico di base che uno può avere più o meno accentuata a seconda della scuola da cui proviene, però si ricomincia da capo, come ha detto prima Luca Foresi, quindi nessun problema. E quindi stiamo parlando delle materie di base, della matematica, della fisica e della chimica, le quali per chi vuole sono supportate da dei corsi di allineamento e di affiancamento prima e durante i corsi veri e propri, che sono possibili grazie al cosiddetto piano lauree scientifiche, cioè abbiamo la possibilità di integrare questi insegnamenti con delle persone che possono approfondire alcuni aspetti qualora durante il corso non fossero chiari agli studenti. Quindi c'è anche il tentativo di far accedere uno studente che esce dalla scuola superiore in maniera abbastanza soft a materie che oggettivamente non sono le più facili da proporre: la matematica, la fisica e la chimica. Però la matematica, la fisica e la chimica servono, non si può fare a meno di conoscerle, perché poi uno con quelle basi poi dopo può divertirsi. E uso divertirsi non a caso, perché effettivamente se uno è un po' appassionato e ha degli strumenti in mano e li sa usare, ovviamente può trarre maggiore soddisfazione. Sin dal primo anno, ma ovviamente la cosa si accresce negli anni successivi, si comincia ad acquisire i principi e gli elementi fondanti delle discipline naturalistiche ambientali, che sono la biologia, la zoologia, la botanica, la geologia, e le loro diverse sfaccettature, perché come potete immaginare ce ne sono tante da sapere, e c'è la possibilità eventualmente di approfondire una cosa piuttosto che un'altra. Contemporaneamente, come potete immaginare, gli esseri viventi, gli esseri umani non solo, ma gli esseri animali, vegetali, gli elementi biotici, i cicli, interagiscono tra di loro, quindi servono anche delle discipline che raccontino le relazioni tra questi elementi. Ce n'è una, la principessa di tutte le discipline che si chiamano sistemiche, che è l'ecologia, alla quale nel corso di laurea in scienze ambientali e naturali viene riservato un posto di riguardo, anche perché l'apprendimento delle conoscenze ecologiche durante la triennale spalanca le porte poi per la laurea magistrale. Infine c'è la possibilità di acquisire metodologie e tecniche di base per la collezione, la gestione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati ambientali, quelli che vengono raccolti direttamente sul campo. E qui ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è quello tecnico, quello della statistica, dell'informatica, dell'analisi ambientale. Il secondo è quello pratico, perché durante il corso di laurea in scienze ambientali e naturali gli studenti vengono coinvolti in attività pratiche sin dal primo anno, con escursioni, esercitazioni, attività di laboratorio che nel corso degli anni aumentano di frequenza. Uno acquisisce sempre più dimestichezza e quindi può essere coinvolto in maniera più fattiva nelle attività pratiche. Quindi essenzialmente è un corso di laurea molto variegato, che ha anche come caratteristica il fatto che man mano che viene svolto, ogni studente può sviluppare dei gusti, delle preferenze, e quindi soprattutto nel terzo anno c'è la possibilità di scegliere tra un menù più ampio del numero di esami che serve, di studi che si possono fare, e lo studente può scegliere i corsi che ritiene più opportuno. Ovviamente questa scelta non è
senza limiti, però entro certi limiti c'è la possibilità di soddisfare le curiosità che nel corso del tempo si sviluppano. Il consiglio che io do sempre è quello che man mano che si fa all'università bisogna cercare di lasciarsi meravigliare da quello che uno affronta nel corso del tempo. A questo punto, se Ilaria Corsi, la professoressa Corsi e Riccardo e Sofia, i nostri studenti di tutor, vogliono aggiungere qualcosa, lascio loro la parola volentieri. Sì, ragazzi, ditemi voi, se no dico qualcosina io. Ho piacere che diciate anche voi qualcosa in merito. Volevo ricordare solo ai ragazzi che ci ascoltano che Siena ha istituito questo corso di laurea in scienze ambientali già 20 anni fa. Quindi non ci stiamo inventando nulla di nuovo, ma siamo stati un po' pionieri nel capire che lo studio dell'ambiente e delle problematiche ambientali aveva bisogno di un laureato che ne conoscesse le dinamiche e soprattutto che, come ha detto il collega Federico, mettesse insieme tutti i pezzettini, dalla geologia alla chimica, alla botanica, alla zoologia, e alla madre di tutte, che è l'ecologia, no? Che le mette tutte insieme. Quindi Siena, insomma, ha una bella esperienza in questo senso. I corsi di laurea sono molto diciamo così tematici e anche strettamente legati a delle problematiche attuali. Ci occupiamo di plastiche, ci occupiamo di nanomateriali, ci occupiamo di inquinanti emergenti, ci occupiamo anche di inquinamento che in questo momento, diciamo così, spesso viene anche collegato ai problemi delle pandemie e soprattutto all'abbassamento e alla riduzione della biodiversità. Quindi Siena si è evoluta con un corso di laurea che davvero, questo spero che i ragazzi che adesso chiedo, insomma, dicano la loro, è competitivo anche in un campo internazionale, quindi dà questa possibilità di poter affrontare un percorso per cui non si è ambientalisti, ricordatevelo sempre, ma si è laureati in scienze ambientali, che vuol dire che si è in grado di comprendere le problematiche che riguardano l'ambiente naturale e di avere gli strumenti per poterle identificare e risolvere, trovando anche delle soluzioni che siano compatibili soprattutto sostenibili. A Siena c'è anche diciamo così, una particolarità, che è quella di 2 scuole molto importanti, quella della sostenibilità e dell'ecologia applicata, che hanno più di 30 anni di tradizione, per cui queste parole da noi hanno, diciamo così, un bagaglio di esperienza e di ricerca enorme che vi garantisco, insomma, solo il nostro Ateneo nel panorama italiano è in grado, insomma, di offrire questo. Ovviamente siamo un po' autoreferenziali, ma siamo qui oggi apposta per farlo. Quindi lascio la parola ai miei studenti, Ilaria e a Federico, se vogliono aggiungere qualcosa. Loro ovviamente hanno fatto e si sono laureati già in scienze ambientali e naturali da noi. Sì, un pensiero, Riccardo e Sofia, se volete lasciarlo rapidamente, grazie. Sofia, scusate. Sì, come avete detto entrambi, il corso è ampio, variegato, però è specifico e permette di applicare conoscenze sia al laboratorio, ma toccare con mano la natura, visto che sono presente all'interno del corso di laurea materie che permettono delle escursioni e sono comunque caratterizzanti e arricchiscono le conoscenze tecniche specifiche che uno studia andandole a toccare con mano. Sofia. Io volevo appunto sottolineare l'importanza del poter scegliere soprattutto al terzo anno materie a proprio piacimento, appunto perché al di là del piano di studi diciamo base per tutti, ognuno poi può spaziare anche all'interno dell'Ateneo, quindi anche in altre aree, appunto in altre discipline. E poi volevo ricordare di avere qualsiasi problema di contattare noi tutor, e noi siamo a disposizione anche ora online all'indirizzo mail, oppure se ci volete contattare telefonicamente, insomma, noi ci siamo. Ecco. Sofia, te lo ricordi l'indirizzo mail degli studenti tutor, così perché i ragazzi che ci seguono probabilmente non sono universitari, però possono contattarvi comunque. Non mi ricordo, te Riccardo ce l'hai? Lo scriviamo. Va bene, scrivetelo in chat, va bene. Ok,
Adesso, c'è anche una domanda, prof. Sì, ho visto. Allora, la domanda è quanto mai pertinente e una risposta unica facendo l'elenco delle cose che, allora, la domanda innanzitutto era sugli sbocchi lavorativi delle scienze ambientali, chiaramente. E una risposta unica con un elenco di lavori che si possono fare nel momento in cui uno si laurea in scienze ambientali e naturali, ovviamente non si può dare perché i tempi cambiano e la cosa che vi posso dire è che nel corso del tempo, quindi risponderò ma non risponderò a questa domanda. Intanto Riccardo ha messo la mail degli studenti tutor che vi invito, anche se non siete universitari, a contattare, è tutor.dsfta.unisi@gmail.com. È quasi impossibile ricordarselo, quindi lo ripeto così ve lo segnate, tutor.dsfta. È senza il punto, mi è partito, lo riscrivo. .unisi. È senza @gmail.com. Ok, riscrivilo allora, meglio. Allora, stavo dicendo, non è possibile fare un elenco, i tempi cambiano, nel corso del tempo stanno aumentando gli investimenti del settore pubblico e del settore privato in ambito ambientale, il che significa che le imprese si stanno attrezzando, bisogna essere pronti, bisogna essere in gamba, bisogna essere svegli, informarsi, perché chi sa di ambiente sicuramente, ma non solo di ambiente, io voglio accomunare a questa tendenza anche coloro che si laureano in scienze geologiche e coloro che si laureano in fisica, perché i tempi si stanno evolvendo molto velocemente e quindi pensate ad esempio al fatto che Covid permettendo la Commissione Europea ha stanziato una quantità enorme di miliardi per un'operazione che si chiama Green Deal, cioè una riconversione ecologica di un sacco di settori produttivi che compatibilmente con i tempi, con i soldi che verranno erogati, con le modalità, eccetera, eccetera, però testimoniano l'attenzione per questi temi, che significa che non si va sul sicuro, come non si va sul sicuro iscrivendosi a qualsiasi altro corso di laurea, però le cose sono un po' diverse rispetto a qualche anno fa e noi speriamo che questo si mantenga anche nel futuro. A questo punto dobbiamo andare un po' veloci perché abbiamo una ventina di minuti. Volevo semplicemente fare un cenno di un minuto alle due lauree magistrali. Perché? Perché le lauree magistrali sono la continuazione delle lauree triennali che vi abbiamo descritto in modo abbastanza ampio. E siccome la prima che vi voglio descrivere è ecotossicologia e sostenibilità ambientale, che è quella che viene successivamente alle scienze ambientali e naturali, vi dico semplicemente che a tutto quello che abbiamo spiegato prima sulle scienze ambientali e naturali, la nostra laurea magistrale, che è unica in Italia e è stata secondo me la prima ad avere la parola sostenibilità nel suo titolo, inserisce negli studi che si svolgono nelle scienze ambientali e naturali l'uomo, una specie un po' invadente, un po' pericolosa, tanto che in questi ultimi giorni, appena noi ci siamo scansati perché ci hanno chiuso in casa, la natura ha ripreso un po' i suoi spazi e si è dimostrata tutta la sua potenza. Siamo anche in primavera, quindi la cosa è stata molto propizia, però abbiamo visto piante, animali da tutte le parti, acque cristalline nella laguna di Venezia, eccetera. Quindi il fatto di considerare la nostra specie all'interno del sistema ambiente che abbiamo studiato nella triennale è una cosa assolutamente ottima. E siccome il titolo anche qui è abbastanza improponibile, cioè ecotossicologia e sostenibilità ambientale, la spiegazione è che deriva da due scuole vecchie di 30 anni, ma vecchie solo a parole perché siamo giovani molto pimpanti, che studiano rispettivamente gli aspetti delle relazioni tra uomo e ambiente dal punto di vista microscopico, l'ecotossicologia, e dal punto di vista macroscopico, che è la sostenibilità, senza trascurare il fatto che il trade union, cioè il punto di contatto, è l'ecologia, che è la madre di tutte le discipline per cui ci occupiamo di ambiente. Lascio la parola per due minuti per la laurea magistrale
in geoscienze e geologia applicata. Non so se a Franco o a Luca, e poi riprendiamo con la nostra, con il nostro incontro. Scusi, abbiamo delle domande. Bene. Le vedo, non le vedo. Ah, eccola. Chiara ci chiede: qualora si fosse indecisi tra geologia e scienze ambientali, potete confermare che scienze ambientali poi ha più sbocchi per una magistrale o per il mondo del lavoro? No, non te lo confermo. Ci sono tante cose che si possono fare facendo l'una o l'altra. Luca e Franco, ditemi se sbaglio, c'è un vantaggio. Il fatto che, cominciando qui da noi, nel nostro dipartimento, con l'una o con l'altra, siccome i corsi, molti corsi sono in comune nel primo anno, uno ha la possibilità di informarsi molto bene su quello che saranno gli anni successivi e poi eventualmente scegliere di continuare con la laurea che ha scelto oppure passare all'altra. Chiedo a Luca e a Franco di confermare questa cosa. Posso rispondere io o Franco? È lo stesso, assolutamente sì. Assolutamente sì, il primo anno è fra scienze ambientali e scienze geologiche è quasi completamente condiviso e c'è la possibilità di passare da un corso all'altro. Naturalmente, se durante l'esperienza del primo anno un ragazzo si rendesse conto di essere più portato verso una disciplina o l'altra, perché la chimica, la fisica, la matematica, anche la geologia, la mineralogia sono discipline che al primo anno vengono erogate in comune su entrambi i corsi di laurea, quindi sono due corsi che partono proprio in parallelo, assolutamente. Se Franco vuole aggiungere qualcosa, naturalmente. No, è esattamente così, quindi c'è una ovvia flessibilità. La laurea magistrale, della quale vi do un flash, tra l'altro, non è infrequente anche per noi avere delle richieste di laureati di scienze ambientali. E penso valga anche alla rovescia. Ecco, io sostanzialmente il percorso che riguarda l'andare avanti con la geologia, con questa laurea che si chiama Geoscienze e Geologia Applicata, si prosegue l'acculturamento in termini molto professionalizzanti e molto, molto focalizzati alle applicazioni, sebbene rimanga, come nel titolo, Geoscienze, un'anima scientifica che poi trova anche espressione in percorsi di formazione durante i due anni intesi in tirocini anche nel mondo della ricerca non applicata. Io non vado nei dettagli, ma prima facevo riferimento alle materie prime, alla risorsa acqua, alle risorse rocce e minerali che sono alla base un po' di tutte le infrastrutture e anche sappiamo bene il suolo quanto lui risenta, diciamo, della geologia del substrato roccioso. Ecco che il primo anno si delinea con una serie di insegnamenti che con la geochimica, con una geologia tecnica, con una geofisica applicata e con un corso che si chiama georisorse, dove ci sono elementi di mineralogia e di idrogeologia applicata e ambientale, si costruisce chiaramente su precedenti esperienze e i contenuti di una laurea triennale in campo prevalentemente geologico, ma non esclusivamente geologico, e si costruisce su questo un percorso di acquisizione di migliori e più affinate metodologie e anche l'apprendimento di tecnologie. Questo trova la sua maggiore espressione nella prosecuzione. Intanto nel primo anno abbiamo anche in questo caso una serie di insegnamenti che lo studente
sceglie tra alcuni già definiti, che spaziano, come vedete, anche in questo caso tra il mondo dei beni culturali, il mondo della geotermia, il mondo anche delle prospezioni preistoriche, a altri due che possono essere scelti dallo studente in qualsiasi offerta esistente in Ateneo. E che cosa succede? Con il primo anno ci si avvia verso un percorso che abbiamo definito, diciamo, a Y, perché ci si trova e lo studente può optare in un curriculum che si chiama pianificazione territoriale, che ha una forte connotazione di attenzione rispetto ai rischi, al rischio sismico, al rischio per, purtroppo sappiamo, l'80% più dei nostri territori comunali ha problemi gravi di stabilità dei versanti, frane, ma ci sono tematiche qui, vedete, connesse con in generale una pianificazione che ha a che vedere con la corretta, mi auguro e ci auguriamo tutti, corretta gestione del territorio e delle sue infrastrutture. C'è in parallelo il curriculum invece geotecnologie che lo studente può scegliere. Il primo, pianificazione territoriale, è nella sede di Siena, e il secondo, questo, è invece offerto nella sede didattica distaccata di San Giovanni Valdarno presso il centro di geotecnologia. In questo caso si entra nel mondo appunto delle geotecnologie con esperienze e l'acquisizione di una metodologia e apprendimento di tecniche che hanno a che vedere con l'utilizzo di sensori sia in modalità remota che in modalità più vicina, prossimale agli oggetti da misurare, dove gli oggetti da misurare sono appunto l'ambiente nelle sue espressioni geometriche, di superfici, di topografie, ma anche di composizione, perché la composizione, le rocce e i minerali sono sempre intorno a noi. Io non so se Micaela potrebbe dare un ultimo messaggio finale, non abbiamo concordato questo, ma se volesse cedo la parola a Micaela. Va bene, grazie. Allora, quello che posso dire io è brevemente che qualsiasi persona si può iscrivere ai nostri corsi di laurea, che il nostro dipartimento è multidisciplinare ma anche interdisciplinare, e soprattutto ci sono materie che si condividono, diciamo, e possiamo passare dal microscopico al macroscopico all'universo, ma siamo tutti un unico dipartimento, e che qualsiasi sia la provenienza, da qualsiasi tipo di scuola superiore, non ci sono problemi. Il mio esempio, che sono una ragazza, cioè, che ha fatto il liceo linguistico, ma non ho avuto nessuna difficoltà a fare materie scientifiche come queste qua, perciò sono contenta della mia esperienza, anche perché poi è sfociata in un dottorato e sono abbastanza contenta, perciò spero che questo Open Day di Dipartimento sia stato utile, che ci scrivano. Grazie. Grazie Michela, non ti avevamo ancora sentito, meno male. Allora, ci sono un paio di domande rapide, penso che poi con queste andremo quasi alla fine. Fatevi vivi sulla chat se avete delle curiosità. Poi direi che dopo la fine della registrazione, non so se ci requisiscono la stanza, ma possiamo rimanere qualche minuto per se ci sono anche altre domande. Dunque, Guia chiede, relativamente al corso di laurea magistrale in ecotossicologia e sostenibilità ambientale, dell'attività di tirocinio. Allora, l'attività di tirocinio ovviamente c'è, è molto importante, addirittura il secondo semestre del secondo anno, quindi l'ultima parte che dovrebbe essere riservata alla didattica,
è quasi completamente libera da corsi, perché si lascia, c'è una bella galoppata prima, piena di corsi, ma tutti interessantissimi, ma poi si lascia all'ultimo periodo per dedicarsi al tirocinio e alla tesi. Tirocinio che, come ricordava la professoressa Corsi prima, molto spesso viene fatto all'estero presso laboratori con i quali siamo in contatto e serve appunto per preparare la tesi. A Chiara, che chiede invece dell'ammissione a ecotossicologia e sostenibilità ambientale, ovviamente è necessario dimostrare di avere un po' di conoscenze di base, e sul regolamento della laurea magistrale, che trovate facilmente nelle pagine web del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, c'è scritto tutte le possibilità di accesso, ma noi non siamo chiusi rispetto alle esperienze transdisciplinari, nel senso che ovviamente, purché non si venga da un corso di laurea completamente avulso dalle tematiche che andiamo a studiare, molto spesso, previo un colloquio con componenti del comitato per la didattica, è possibile valutare, grazie Ilaria che ha messo la pagina web del Dipartimento, è possibile valutare l'interesse, la preparazione. Non è un esame, però è un colloquio che ci consente di capire l'idoneità, tra virgolette, degli studenti, in modo tale che quando intraprendono un percorso non sia un incubo per loro. Spero e penso di avere risposto, ma se avete altre curiosità, ora oppure in futuro, attraverso i nostri contatti, potete farci tutte le domande che volete. Di solito dico veniteci a trovare, ma adesso non ci potete venire, quindi contattateci via mail. Mancano 5 minuti alle 5:30. Direi che possiamo, se c'è qualcuno che vuole integrare quanto detto finora, oppure vogliamo se alcuni ospiti vogliono fare ancora alcune domande, abbiamo questi 5 minuti prima del termine della registrazione, e poi vi ripeto, al limite, quando Ilaria smette di registrare, se ci lasciano la stanza, possiamo rimanere qualche minuto. Pasquale, Vera, volete aggiungere qualcosa a ciò che avete detto prima? Sì, se possibile, io farei una rapidissima carrellata del tipo di ricerche, quindi poi di tesi che si possono, di stage che si possono andare a fare nel nostro dipartimento, perché l'avevamo proprio lasciato a quest'ultimo punto. È un'unica slide molto densa, ma per avere idea di come si spazia da argomenti assolutamente diversi nell'ambito della ricerca fisica. La vedete, penso, ora la slide, giusto? Se vuoi cominciare te, Pasquale, con la fisica medica e le alte energie. Ma allora, sì, quindi gli argomenti sono molto vari. Quindi questi sono, diciamo, solo alcuni esempi di cose, di ricerche che vengono condotte dai vari ricercatori e docenti di Siena. Quindi faccio intanto, parlo delle prime due cose lì in alto a sinistra, e poi Vera magari continui tu. Quindi abbiamo, diciamo, questa parte di fisica delle alte energie, e in particolare questo esperimento Totem, che è un esperimento che si svolge a LHC, il Large Hadron Collider di Ginevra. Ora non entro nello specifico dello scopo di questo esperimento, sottolineo solo il fatto che da molti anni il gruppo di Siena ha una leadership in questo esperimento, e grazie a questo molti nostri studenti hanno potuto svolgere il tirocinio e anche la tesi, diciamo, il lavoro di tesi al CERN di Ginevra, che è un ambiente, diciamo, internazionale molto stimolante. Poi vi faccio, diciamo, questa piccola presentazione anche dell'argomento fisica medica, che è l'argomento di cui mi occupo più direttamente. Noi a Siena abbiamo un'attività, diciamo, sperimentale,
che consiste in varie cose diverse, però tutte riconducibili all'imaging con i raggi X. Quindi c'è un esperimento che, a cui partecipano i ricercatori di Siena e che in realtà prende dati nei sincrotroni, che sono dei grandi laboratori di ricerca. Noi ne abbiamo uno in Italia che si chiama Elettra, e il sincrotrone si trova a Trieste, ma insomma la nostra attività anche prevede anche prese dati nei vari siti internazionali. Questo per quanto riguarda questo esperimento che si chiama KISS, ma anche questo che si chiama l'imaging raggi X in contrasto di fase. Abbiamo poi un'attività, diciamo, interdipartimentale che abbiamo sviluppato insieme con i nostri colleghi paleoantropologi, e che è la CT, insomma CT o TAC, la tomografia computerizzata di reperti paleoantropologici. Quindi abbiamo fatto diciamo un sistemino che permette l'acquisizione di immagini tridimensionali di questi reperti, quindi ossa, e che permettono proprio lo studio e la caratterizzazione di questi oggetti senza che questi vengano in alcun modo danneggiati. Puoi procedere tu, Vera. Sì, procedo io. Allora, io spendo due parole per linee di ricerca che non sono rappresentate ora in questo incontro, in particolare quello di fisica della materia, dove ci sono esperimenti o sono stati particolarmente importanti esperimenti ai laboratori con collaborazione ai laboratori nazionali degli NFN di Legnaro, studio di nanostrutture che si formano e si aggregano e si disaggregano con la luce, che è l'IAD, il Light Induced Atom Desorption, che invece viene studiato in un laboratorio qui a Siena, la spettroscopia atomica e la magnetometria, che anche qui viene sviluppata presso i nostri laboratori senesi, e l'ultimo è invece di nuovo Demiurgos, che invece è una collaborazione sempre con laboratori più internazionali e più grandi, sempre Legnaro, dove invece si va a studiare e a sviluppare sensori per la rilevazione di ipotetici candidati per la materia oscura. Poi c'è tutto un settore di fisica astroparticellare di alta energia, in particolare di strumentazione di esperimenti che vengono mandati nello spazio, quali CALET, che è un esperimento che appunto è andato sulla Stazione Spaziale Internazionale insomma, recentemente, ma nemmeno tanto, insomma, è da un po' che sta lì e sta lavorando. Poi invece lascerei per le ultime due cose di astroparticelle la parola a Lorenzo, che se ne occupa direttamente. Sì, allora MAGIC è una collaborazione internazionale in cui sono presenti due telescopi situati alla Palma, alle Canarie, e questi telescopi sono, diciamo, sono speciali perché sono telescopi Cherenkov e osservano l'universo ad altissime energie. La fisica che si studia sono buchi neri supermassivi, materia oscura, pulsar, gamma ray burst e centro galattico. E MAGIC è praticamente questa collaborazione internazionale dove più o meno siamo 250, e la sua evoluzione sarà poi l'esperimento CTA, che è Cherenkov Telescope Array, che invece verrà situato, perché è ancora in fase di costruzione, e sarà situato sia alla Palma sia in Cile. E questo prevederà molti più telescopi, circa un centinaio, è una collaborazione molto più grande, più di 1000 persone, più di 500 persone circa lavorano su CTA. Ok, un'ultima parola per dire che stage e tesi possono anche essere fatti in altri settori disponibili sempre dentro il nostro, la nostra sezione, quali per esempio modellizzazione di fenomeni atomici, di dinamiche atomiche, che rappresenta un altro modo di fare fisica, un modo più invece teorico, oppure per chi è più interessato all'insegnamento, alla ricerca didattica in fisica, o l'osservazione astronomica, o anche la divulgazione scientifica attraverso
le due strutture del SIMUS, del Sistema Museale d'Ateneo, che sono presenti nella nostra sezione. Io avrei finito e passerei a Federico. Bene. Grazie. Allora, concludiamo questa carrellata con un fiore all'occhiello che mi permetto di ricordare. Il nostro Dipartimento ha un contatto privilegiato con degli elementi della cultura scientifica, ma anche senese, importantissimi, che sono il Museo di Scienze della Terra, il Museo dell'Antartide, l'Osservatorio Astronomico e l'Accademia dei Fisiocritici, che è un museo di storia naturale. Tramite noi, tramite il nostro Dipartimento, questi luoghi è possibile visitarli ed avere accesso non solo a un sacco di conoscenza che deriva da anni di studio, ma anche a tutta la ricerca che stiamo facendo anche in questi ambiti. Quindi non bisogna avere timore, contattateci e ci sarà la possibilità anche di visitare compatibilmente con i tempi e con il virus questi luoghi. Abbiamo concluso, abbiamo fatto una bella presentazione dei nostri corsi di laurea, ma abbiamo avuto anche la possibilità di parlare in tanti di tante cose diverse. Mi ha fatto molto piacere parlare con i nostri studenti tutor. Non finisce qui, siamo contattabili, spargete la voce, ci sarà la possibilità di rivedere questo incontro, e quindi ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di partecipare e tutti gli ospiti che ci sono venuti a trovare. Informatevi, mi raccomando, più informazioni avrete e minore sarà la possibilità che avrete di compiere, di fare degli errori nella vostra scelta, e peraltro non è una scelta irreversibile, si può tornare indietro. Grazie a tutti.